Una situazione generale abbastanza preoccupante dal punto di vista economico, ambientale e istituzionale. Dovevo dire grazie ai magistrati che hanno levato il coperchio di una corruzione più che ventennale, dove sono implicati non soltanto imprenditori, ma anche uomini politici, uomini delle istituzioni, dal governo alla regione, al magistrato alle acque, al Consiglio di Stato, al TAR, alla Corte dei Conti e perfino al Patriarcato. Allora credo che dobbiamo in questo momento prendere atto che non si tratta semplicemente di favori reciproci, di qualche mazzetta, di qualche piccolo scandalo. Si tratta invece di un'organizzazione nel suo complesso mafiosa, perché ha occupato sia la illegalità sia le istituzioni. Bisogna in questo momento però fare attenzione. Tutti quanti si accaniscono nei confronti degli indagati, che vanno colpiti, ma nessuno, ma proprio nessuno, dice bisogna fermare le opere. Ma come? Ma se le opere sono nate avvelenate, se non sono per il bene comune, se stanno devastando il territorio, possiamo dire che le opere vanno lasciate in disparte? Anzi, vanno continuate, perché questa è la posizione anche del governo. E allora vuol dire che non si è capito com'è l'organizzazione di questi anni e che quello che è stato fatto non parte dall'esigenza del bene comune. Almeno facciamo una moratoria e verifichiamo se il MOSE porta danno o risolve il problema. Se non lo risolve, tentiamo di correggerlo almeno. Così le autostrade sono necessarie. Il Veneto, che verrà cambiato irreversibilmente, ha bisogno di queste strutture, di queste infrastrutture, o è soltanto per arricchire i pochi privati? Io credo che dobbiamo dare una risposta sulle opere e non soltanto sugli indagati. È un problema del Veneto, è un problema italiano, ma c'è un problema anche di sistema planetario, di modello. E le due cose, io credo che dobbiamo aiutarci a recuperare una doppia responsabilità, una verso il Veneto. Il Veneto ha una capacità di autonomia alimentare di 1,62 ettari per persona annuo. Stiamo vivendo un livello di vita di 6,43 ettari annui per persona. Abbiamo un deficit di 4,80 ettari per persona ogni anno. Le grandi opere sono togliere ancora di più autonomia al Veneto. Allora, a che cosa serve un territorio se non è capace di mantenere e dare il cibo sufficiente a una popolazione che vi abita? Io credo che su questo dovremmo fare molto presto. Neanche un metro quadro va più dato a cemento o asfalto. Neanche un metro quadro va tolto alla coltivabilità della terra. Abbiamo perso in questi 20 anni 38 ettari al giorno di terreno coltivabile. Io credo che questo sia un delitto rispetto alla vita della gente. C'è un problema di terra, ma anche di risanamento delle acque, ma anche di risanamento dell'aria e dei campi elettromagnetici. La mia domanda è proprio questa. Ma perché non è un lavoro politico importante quello di rendere l'aria più respirabile, di rendere l'acqua potabile più sicura e di fare in modo che il terreno serva per la vita e per i prodotti alimentari della gente? Io non so che cosa vogliamo dalla terra. Dobbiamo insieme recuperare il punto di vista della terra, e qui c'è un altro argomento. Il pianeta, con il riscaldamento globale e con il cambiamento climatico e con l'aumento dell'anidride carbonica in forma continuata e lineare, non ce la fa più, è in grave sofferenza. Questo non è una fisima di qualcuno o soltanto un allarme, questo è un dato. Allora siamo necessitati a fare in modo che il pianeta possa respirare. C'è la possibilità di un ricambio generale? È pensabile che possa esserci, e all'interno dei singoli partiti e all'interno di qualche nuova formazione che rappresenti il pianeta e i beni comuni? Io penso che il problema di una coscienza generalizzata, coscienza della gente, sia necessario e urgente, perché altrimenti il cambiamento politico sarà sempre collegato soltanto all'economia e sarà sempre collegato soltanto alla possibilità di avere un ritorno di voti, un ritorno di consenso elettorale. Io invece credo che sia oggi
urgente e necessario recuperare proprio il punto di vista della Terra e anche avere per il pianeta un minimo di rispetto di possibilità di vita che viene per mantenendo quindi la vivibilità e l'uso del terreno, il non consumo di suolo e quindi l'uso del terreno per la produzione, il non inquinamento dell'aria e della terra e dei mari e degli oceani dove stanno crescendo arcipelaghi compatti di plastica che vanno a finire anche come cibo dei pesci, quindi una cosa mostruosa anche per noi altri, poi un ritorno mostruoso e poi anche che eredità lasciamo ai ragazzi, ai bambini, quelli che vengono avanti. I progetti che sono stati attuati con la legge obiettivo, col project finance, eccetera, stanno indebitando per generazioni la popolazione. Ma che cosa vogliamo lasciare ai bambini? Soldi da mangiare? Vogliamo lasciare soltanto soldi da pagare? O vogliamo lasciare un po' di respiro e un po' di sicurezza per la vita? Cambiare le istituzioni a tutti i livelli, ma non delegare questa funzione di costruire il futuro tutti insieme. C'è uno spazio per la partecipazione popolare, per le associazioni di base, per i momenti di un'economia concertata? Il furto più grande di questa corruzione è anche economico, va restituito mal tolto, ma è soprattutto deficit di democrazia. È stato impedito ai comuni, ai cittadini di partecipare ai progetti, di verificare e di poter accedere agli atti pubblici riguardo ai progetti e abbiamo impedito la possibilità quindi di esercitare la sovranità che ci spetta di diritto. Allora io credo che oggi sia determinante non rassegnarci, non soltanto fare gli scandalizzati, ma fare delle proposte alternative a quanto si sta facendo, distruggendo il territorio e poi anche riappropriandoci di quello che la Costituzione e la legge ti danno.